Benvenuti, bentornati e ciao a tutti, da me e dal Galletto Valle Spluga che si è impossessato dei miei capelli. Qua stiamo veramente degenerando, ma giuro che appena torna la mia parrucchiera dalle ferie vado a sistemarmi i capelli, ve lo dico da più di un mese e mezzo, ma stavolta ci vado davvero perché sono insostenibile. Voi coprite, non lo so, il computer, il cellulare e ascoltate solo l'audio. E tra l'altro ve lo ricordate il Galletto Valle Spluga? Era bellissima quella, cioè bellissima in verità, a riguardarla ora è un po' inquietante, però la canzoncina è rimasta nella mia memoria negli anni, il Galletto Valle Spluga, chirichi 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 chirichi. E con questa bellissima sigla i gatti che si fiondano a mangiare le crocchette. E ormai i miei video iniziano tutti con un vi ricordate Giulio dorme, vi ricordate il Galletto Valle Spluga? Vabbè, una marcord continua. La seconda e ultima parte della mia risposta al commento di Furia che mi chiedeva consigli per approfittare degli sconti che ci sono in questi periodi di alcune case editrici. Nel video della settimana scorsa avete visto i miei consigli per quanto riguarda la casa editrice Adelphi, che tra l'altro mentre spulciavo nella libreria mi è venuto in mente che non mi sono ricordata nel video scorso di segnalarvi tra i libri letti e che mi sono piaciuti tantissimo e quindi vi consiglio Il professore e il pazzo. Ovviamente non ve ne parlo qui perché qua si parla di un'altra casa editrice, però ci tenevo a nominarvelo visto che gli sconti sono ancora validi anche per Adelphi. Quindi segnatelo e andate a vedere di cosa parla. Ve ne avevo parlato in un video, non mi ricordo quando, un tag di sicuro. È un libro che a me è piaciuto tantissimo. E tra l'altro l'ho regalato a Selvaggia e l'ha letto, è piaciuto molto anche a lei, quindi recuperate il professore il pazzo, ma qui oggi si parla degli sconti Burr Rizzoli. Allora, a differenza del video Adelphi dove vi ho fatto vedere tutti i libri di quella casa editrice che avevo in casa ma non avevo ancora letto per proporvi dei titoli nuovi e non i soliti che si sentono sempre vedere, che si sentono sempre vedere. Anche stanotte ho dormito? No, che si sentono sempre e vengono sempre mostrati sui social, che sono i più famosi. Qui invece, non tutti, perché alcuni non li ho presi dalla libreria perché non mi sono piaciuti, quindi non mi sembra il caso di farmi vedere libri che non mi sono piaciuti. Ho preso quei libri della Burr barra Rizzoli, quindi della casa editrice che farà lo sconto dal 22 gennaio, quindi sono già iniziati gli sconti, fino al 12-13 febbraio, non mi ricordo di preciso, sempre il meno 20% su tutti i titoli esclusi quelli usciti negli ultimi 6 mesi. Vi faccio vedere i titoli che io ho letto e che ho apprezzato molto di questa casa editrice. Tra l'altro sono contenta perché sono titoli molto diversi tra loro. Alcuni ve li ho già fatti vedere in altri video, ma ve li ripropongo perché magari non tutti hanno visto tutti i miei video. Essendo poi video molto brevi miei, chi è che non si guarda così in un attimo? E perché ci tengo quindi a riproporveli, e altri non li avete mai visti e sono contenta appunto perché sono diversi tra di loro. Ci sono saggi, thriller, libri di narrativa, insomma, un purpurì. Vediamo un po' cosa ho tirato fuori dalla mia libreria. A caso, proprio ve li faccio vedere così a caso. Il primo che ho qui vicino a me è La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Premio Strega del 2016, libro direi abbastanza famoso, diventato ancora più famoso visto che è uscito l'anno scorso, 2 anni fa, l'anno scorso, non mi ricordo più, il film che io non ho visto, non so se lo recupererò oggi. Più del solito ho questo problema di rrrrrr. E il libro a me è piaciuto tantissimo. Ve ne avevo già parlato anche qui in un video, non mi ricordo quale, e non ve lo linko perché sono pigra, non mi va di andarlo a cercare, cercatelo voi. Vi sprono a essere attivi, a non assuefarvi al cliccare sui link. No, cercate voi, cercate. Vabbè, a parte le cavolate, ve ne avevo già parlato.
È un libro che a me è piaciuto molto, ma molto particolare. Non consiglio a tutti questo tipo di libro perché non è un romanzo. Mi ricordo che all'epoca, quando era uscito, parlandone con la mia amica libraia, mi disse che tantissime persone lo avevano comprato incuriosite perché è un libro che tratta del delitto del Circeo, quindi erano incuriosite dalla vicenda, volevano sapere come Edoardo Albinati aveva affrontato questo caso di cronaca nera, e pensando che appunto l'avesse romanzato, di trovare chissà quali particolari su quel delitto, e molti si erano invece arenati, l'avevano abbandonato perché non è assolutamente la storia romanzata di quel delitto, ma è un saggio, possiamo definirlo saggio, anche se mi sembra un po' restrittivo, definirlo saggio, è una ricerca di Albinati, che si addentra nelle viscere di questo caso per esplorare molto di più. Lo guarda da varie angolazioni il caso del delitto del Circeo. Tra l'altro, lui era uno studente che frequentava la stessa scuola dei ragazzi che hanno compiuto questo delitto atroce. Se non ricordo male, non li conosceva personalmente, ma sapeva chi erano perché frequentavano appunto la stessa scuola. Quindi anche c'è una riflessione anche su quello che lui ha provato e ha pensato negli anni, sapendo di essere stata a stretto contatto con questi ragazzi, di aver frequentato la stessa scuola, quindi comunque di essere stato nello stesso ambiente di ragazzi che hanno compiuto un gesto così atroce. In questo libro lui esplora l'animo umano partendo dal delitto del Circeo, l'animo umano e tutto quello che circonda questo delitto, quell'epoca storica in Italia, quel particolare quartiere di Roma, quella scuola, le famiglie, la politica, la società. Fa anche delle digressioni filosofiche, se si vuol dire così. È veramente un libro. All'epoca non sapevo ancora dell'esistenza dei post-it, quelli piccolini per segnare le pagine. Ho usato dei veri post-it, tra l'altro solo da metà libro in poi, perché avevo iniziato a leggere questo libro facendomelo prestare da un'amica, ma poi mi stava piacendo così tanto. E tra l'altro me lo sono gustata veramente molto lentamente questo libro perché volevo leggerlo con tranquillità e assorbirlo per bene pagina dopo pagina. Ci ho messo un anno a leggere questo libro, quindi arrivata a metà me lo sono voluta comprare, solo che essendo il libro, la prima metà del libro, avendolo letto su un libro che non era mio, non avevo annotato nulla e ho cominciato ad annotarlo quando appunto il libro era di mia proprietà. Però è un libro veramente forte, straordinario, un libro mondo. Un libro mondo per quello che riguarda quel delitto e tutti i pensieri e i ragionamenti che possono scaturire da una vicenda del genere per andare a ragionare anche su altro in maniera anche un pochino più ampia e non soffermandosi nello specifico sul delitto. Si parla ovviamente anche del delitto e di quei ragazzi, di quello che è successo alle ragazze, quella che è morta, quella che sembrava morta e poi invece fortunatamente è stata trovata nel bagagliaio della macchina ed era ancora viva. Quindi si parla anche del delitto, ma si parte da lì anche per ragionare su tanto altro. Quindi sì, ve lo consiglio perché a me è piaciuto tantissimo, ma sappiate, se lo volete affrontare, a cosa andate incontro. Non è un romanzo basato su quelle vicende. È molto, molto di più. Poi, altra autrice che a me piace tantissimo, di suo, lei dovrebbe aver scritto solo quattro libri, se non sbaglio, e io ho letto tre dei suoi libri, mi manca l'ultimo che è Un'amicizia, quindi ho preso uno rappresentativo. E sto parlando di Silvia Avallone. Lei ha fatto il boom con il suo esordio Acciaio, libro che ho letto, mi è piaciuto molto.
Poi ho recuperato, appena uscito, Marina Bellezza, che è il suo secondo titolo, il suo secondo libro, e che, anche se per certi versi, non so se usare questo termine perché non è propriamente giusto, però più leggero di acciaio, come trama. Non come trama, ma come viene raccontata la vicenda, risulta un pochino più leggero, meno cupo. Acciaio è veramente un libro di forte impatto, con atmosfere molto pesanti, molto cupe. Qui, per certi versi, viene tratteggiata una storia sempre abbastanza disagiata. Ma raccontata in maniera leggermente più leggera, quindi nonostante questa diversità nel raccontare la storia, a me è piaciuto forse di più Marina Bellezza di Acciaio, anche se Acciaio è più potente, più d'impatto, come viene raccontata la storia e anche i temi, però Marina Bellezza mi aveva colpito di più. E poi di suo ho letto il terzo, di cui non ricordo mai il titolo, perché ha un titolo che per assonanza mi ricorda Va dove ti porta il cuore, che è il libro di Susanna Tamaro, che non c'entra niente. Vabbè, il terzo, e mi manca da leggere il quarto, Un'amicizia. È un'autrice che non a tutti piace. Io la trovo molto brava nel raccontare la provincia italiana, nel raccontare storie di famiglie ai margini, di ragazzi soprattutto. Ai margini, che vivono in queste periferie, che li cercano di incatenarli, di opprimerli a una vita fatta di doveri, di sacrifici, a una vita che non può andare al di là di quello che è la disoccupazione, la preoccupazione per i soldi, per arrivare a fine mese, il lavoro, poca scolarizzazione. Quindi più o meno i suoi temi sono questi. E ha un modo di trattarli che a me piace molto. Secondo me i suoi personaggi sono caratterizzati bene e rimangono nel cuore. E c'è sempre quest'idea di fondo di riscatto, di poter fuggire da un destino prescritto dal luogo in cui nasci. Io ve la consiglio. Poi, questo è un libro. Non che gli altri siano libri allegri, perché vi ho appena parlato della scuola cattolica che parla del delitto del Circeo, Marina Bellezza e comunque la Vallone che parla del disagio della periferia italiana, quindi sono comunque tutti libri anche gli altri, con dei temi disagiati e pesanti, quello che leggo io sempre. Questo però in particolar modo è un libro veramente tosto. È un saggio e si parla dei medici nazisti. Io ce l'ho in questa veste antica, vintage, perché l'ho comprato anni, anni, anni fa, letto e comprato e letto anni, anni fa, ma ho controllato e è ancora nel catalogo Burr, quindi non è un fuori catalogo. Direi che il titolo e il sottotitolo, La psicologia del genocidio, dice già tutto. Un testo non per tutti, ma che mi sento di consigliare se si ha voglia di affrontare l'argomento, perché è un argomento ovviamente molto pesante, ma che è necessario leggere di quello che è successo e non dimenticare quello che è successo, non relegarlo a una storia lontana da noi, che tanto sì, ma lo sappiamo, l'abbiamo già sentito 1.000 volte. No, non è mai abbastanza. Non soltanto nel giorno della memoria, nel mese di gennaio in cui appunto c'è il giorno della memoria e quindi si fanno letture a tema, che ben vengano, ma tutto l'anno, quando ovviamente ci si sente pronti per affrontare letture del genere, perché sono letture che ci sbattono davanti agli occhi, una crudeltà umana che si fa ancora fatica a credere che sia successo, tutto quello che ci viene raccontato.
ma che è necessario continuare a leggere. Nello specifico qua, appunto, come si intuisce dal titolo, è un saggio, un'inchiesta su tutti quei medici che hanno deciso di aderire alla filosofia nazista e a lavorare per i nazisti e quindi a fare esperimenti sui prigionieri. Qui dietro dice l'angelo della morte, non vi agitate, gatti, stavolta capisco che vi agitate per, per l'argomento che sto trattando. Ma non vi agitate, l'angelo della morte, Josef Mengele, penso si pronunci Josef perché è tedesco, ma non sono sicura, e i suoi colleghi, scusate, devo bere un attimo, intanto vi metto la copertina così non mi vedete bere. Sì, potrei tagliare, ma sono pigra e non taglio. I medici che nei lager torturarono e uccisero milioni di persone innocenti, con il disgustoso e infame pretesto di effettuare ricerche scientifiche. Questa frase è molto significativa perché è banale, ma veramente incisiva. Banale nel senso che il ragionamento è ovvio, ma sbattuto così nero su bianco ti fa riflettere ancora di più sull'atrocità e l'assurdità di quello che è successo. Uomini nati per alleviare le sofferenze altrui, perché sono medici, quindi chi più di loro, che improvvisamente si trasformano in spietati criminali. E anche questo improvvisamente, cioè è vero, cioè persone che avevano fatto giuramento, avevano dedicato i loro studi, la loro vita, il loro lavoro per guarire, per far star bene le persone, e così, con l'avvento del nazismo, si sono trasformati in pazzi furiosi e criminali. Terribili carnefici che operarono con serenità imperturbabile, legittimati dalle teorie biologico-razziali diventate il verbo del Partito Nazionalsocialista. Una delle pagine più vergognose della storia umana, un profondo studio dei perversi meccanismi psicologici che resero possibile l'Olocausto. E qua mi fermo perché non c'è molto altro da dire. Poi passiamo a qualcosa di un pochino più leggero. Oltre il bosco di Melissa Albert, libro che io ho scoperto casualmente in libreria, sono stata attratta da questa copertina che io trovo meravigliosa. Non sapevo nulla dell'autrice di questo libro, non l'avevo mai sentito nominare e mi sono imbattuta in una storia che mi è piaciuta tantissimo. Ne ho parlato secoli fa, quando ancora riuscivamo a registrare io la Penny nel podcast. Ed è una favola nera, una favola dalle tinte cupe. Una favola che mi ha catturata nelle pagine e mi ha trasportato in un mondo fantastico, surreale, proprio un mondo da favola ma con tinte nere, cupe. La protagonista è Alice, si chiama come me, quindi già da qui cioè, dovete comprarlo e leggerlo e chi se ne frega di cosa parla. Al mio nome, quindi sicuramente una protagonista fantastica. No, a parte gli scherzi, Alice, una ragazzina che è in fuga perenne insieme alla madre, perché sembra che ogni volta che loro arrivano in un posto, in una città e si soffermano, la sfortuna le raggiunga e succeda qualcosa di catastrofico. C'è una nonna, la mamma della protagonista, questa figura misteriosa di cui la mamma di Alice non vuole sentire neanche parlare, non vuole che Alice abbia contatti con la nonna che vive in un posto tinteggiato e descritto come quasi una casa nel bosco fatato come quella delle favole, scrittrice la nonna di racconti, ma questo libro che era diventato molto famoso e popolare non si trova più in giro, quindi Alice vorrebbe sapere cosa c'era scritto, che favole raccontava e scriveva la nonna, ma non ha possibilità di venire a contatto con questo libro. Quindi c'è tutto questo mistero che avvolge Alice, sua madre e la nonna, mistero che verrà poi svelato pagina dopo pagina. Alcune pagine di questo libro sono segnate in questo modo perché sono le favole scritte, recuperate dal libro scritto dalla nonna.
e io sono rimasta incantata da questo libro. Veramente, ti cattura nella sua storia, vuoi saperne sempre di più, vuoi sapere chi era questa nonna, perché non può avere contatti con sua nipote. Perché devono continuare a fuggire Alice e sua madre, poi arriverà un altro ragazzino che aiuterà Alice nelle sue avventure per arrivare a scoprire i misteri e i segreti che avvolgono la sua famiglia e soprattutto le figure femminili della sua famiglia, ovvero sua madre e sua nonna. E a me è piaciuta veramente tanto. È una favola nera che vi cattura, vi avvolge e vi trascina, vi farà palpitare, vi farà sospirare perché volete sapere cosa c'è dietro tutto questo mistero. Poi, altro libro, perché stavo dicendo altro libro della Rizzoli che a me è piaciuto molto, ma la mia lingua non funziona e riassume, quindi altro libro, è un thriller, tra l'altro abbastanza recente, sì, 2020, La spinta di Ashley Audrian, non lo so, non ho la più pallida idea, le mie solite pronunce, un thriller che mi è piaciuto molto. Che indaga il rapporto tra una madre e sua figlia, un rapporto molto particolare. Non vi voglio dire molto perché in generale sapete che io non amo raccontarvi tanto delle trame perché voglio che le scopriate voi leggendo il libro. Temo sempre di fare spoiler e di togliere il gusto anche solo di addentrarvi nelle prime pagine di un libro, quando si comincia a scoprire il mondo e i personaggi di quella storia, nei thriller ancora di più. Quindi vi posso dire appunto che c'è questa madre che ha un rapporto molto particolare con questa figlia, figlia che non ricambia l'amore per la madre, figlia che ha dei comportamenti particolari e strani, ma c'è sempre il dubbio mentre si legge del capire se veramente la bambina è una bambina particolare e con parti del suo carattere che risultano da essere davvero crudeli o se è la madre che la vede così perché è la madre che ha qualcosa che non va. Non vi voglio dire altro. Se vi incuriosisce, prendetelo perché io l'ho letto in un soffio e mi è piaciuto davvero tanto. Poi, qui andiamo con qualcosa di veramente leggero, leggero ma molto piacevole. Autore di cui vi avevo già parlato, non mi ricordo anche qui in quale tag, vi avevo fatto vedere, pensavo di avervi fatto vedere tutti i titoli dell'autore che io ho in libreria, ma in verità oggi spulciando ho scoperto di avere anche questo, semplicemente l'avevo messo in una parte diversa della libreria perché è sempre Rizzoli, ma ha una veste grafica diversa confronto agli altri che ho dello stesso autore e quindi quando ho messo a posto chissà cosa pensavo e l'ho messo da un'altra parte, quindi visto che gli altri ve li avevo già fatti vedere, oggi vi faccio vedere 28 Barbary Lane e fa parte sempre del ciclo dei racconti di San Francisco, dovrebbe chiamarsi così, sono tutti quei libri che l'autore ha ambientato a San Francisco, nello specifico a Barbary Lane, via dove troviamo questo palazzo, questo condominio, gestito da una donna molto particolare che fuma marijuana, veramente descritta come una donna un po' sopra le righe. Molto simpatica e molto stravagante, e tutti gli inquilini che passano da lì, che arrivano, si trasferiscono, se ne vanno, e questo è uno dei vari capitoli di questa serie. Una serie che ho letto tanti anni fa, quindi molti particolari non me li ricordo più, però mi aveva intrattenuto piacevolmente. E anche perché si delinea molto quella che era la San Francisco di quegli anni, fine anni 70. 80, se non ricordo male, non vorrei dire una cavolata, sì, San Francisco degli anni 80, e quindi una San Francisco
dove si muoveva tutta la scena anche la scena omosessuale che all'epoca appunto era anche minacciata dalla paura dell'AIDS, omofobia, che vabbè, omofobia purtroppo siamo nel 2023, ma ci siamo ancora dentro, insomma, questo è il panorama dove ambienta le sue storie Armistead Maupin, non ho la più pallida idea della pronuncia di questo nome stranissimo. Poi, titolo che conoscete, perché questo è veramente straconosciuto, però ci tenevo a farvelo vedere, perché se qualcuno di voi per un qualsiasi motivo non ha ancora letto questo libro, ma è incuriosito, vi dico leggetelo perché l'ho comprato tanti anni fa, letto tanti anni fa, ma mi è rimasto molto impresso perché è veramente straordinario la scrittura di questa scrittrice, L'amore bugiardo di Gillian Flynn. Io dico Gillian, non so se è Gillian, non lo so. Della Flynn. L'amore bugiardo è stato tratto anche un film da questo libro. Un thriller davvero incalzante, io l'ho letto in una giornata e mezzo perché non riuscivo a staccarmi dalle pagine, mi ha catturata e mi ha sbalordita perché l'ho trovato veramente originale all'epoca quando l'ho letto. Poi magari ci sono tanti altri libri che ricalcano questo espediente, ma nella mia ignoranza, perché non sono una che legge tantissimi thriller, quindi non sono un'esperta, mi aveva piacevolmente stupito. Anche qui della trama, a parte che è un libro straconosciuto, ma non voglio dire più di tanto, si tratta di una coppia sposata. A un certo punto la moglie scompare e da qui parte la storia. Una storia che mette tanti dubbi perché non si capisce se la scomparsa della moglie è da attribuire al marito, quindi è lui il colpevole della scomparsa di questa donna, o se c'è qualcuno che vuole incastrarlo, ma in verità il colpevole è qualcun altro. I capitoli sono brevi, sono alternati dal punto di vista di lui e dal punto di vista di lei, quindi di marito e moglie, e finale veramente col botto. Io ribadisco, non sono una persona scafata, quindi non sono una che legge due pagine di un libro, ah, lui è l'assassino, però qui veramente non c'era arrivata. E più si va avanti nella lettura, più aumentano i dubbi e vuoi arrivare alla fine per capire cosa sta succedendo, perché arrivi a un punto che non ci capisci più niente, dici, ma come? Mi destabilizzi, cioè più vado avanti, più leggo un capitolo visto dal punto di vista di lei e dico, ah, allora è andata così. Poi dopo c'è il capitolo visto dal punto di vista del marito e dici, ah no, ma allora non è andata così, è andata cos'ha? Cioè veramente ti destabilizza fino alla fine. Di Gillian Flynn poi ho voluto leggere altro perché questo libro mi aveva veramente sbalordito, anche perché lo stile di scrittura è veramente super scorrevole e accattivante, e ho letto Nei luoghi oscuri dovrebbe intitolarsi, ma sinceramente non mi era piaciuto. Forse perché arrivavo da questo titolo che è veramente incalzante, veramente accattivante. L'altro titolo che ho letto l'ho trovato un pochino più lento, meno originale, però non mi aveva convinto più di tanto. E questo, secondo me, è il suo capolavoro. Ovviamente di tutti i titoli che vi faccio vedere, oltre a lasciarvi giù in descrizione tutto quanto con l'affiliazione ad Amazon, se voi avete letto qualcosa, tipo anche di Gillian Flynn, se avete letto altro, oltre L'amore bugiardo e nei luoghi oscuri, I luoghi oscuri, Nei miei luoghi oscuri, mi confondo anche qui con un titolo di un altro autore, di Elroy, vabbè, e insomma, ditemi la vostra perché io mi sono fermata, però so che ha scritto altri libri, magari voi mi dite no, ma vai avanti perché l'altro si chiama Sulla pelle, nella pelle, la mia pelle, a pelle figlio d'Apollo. Vabbè, magari mi dite guarda, Nei luoghi oscuri, sì, non è bellissimo, ma quell'altro scritto da lei è un capolavoro, quindi dalle un'altra possibilità. Insomma, come sempre,
qua sotto, commentate, parliamoci e consigliamoci. Poi, un libro molto carino, e mi fa strano perché no, mi è piaciuto molto come libro, ma è molto fuori da quella che è la mia comfort zone, ma all'epoca mi aveva veramente conquistata, è La libreria dei nuovi inizi di questa autrice, che leggete voi perché è indiana, cioè già chi ha dei cognomi che potrei anche provare a leggere, ma sbaglio sempre la pronuncia, figuratevi, questa autrice che è indiana. Allora, della trama non mi ricordo tantissimo, ma mi ricordo che era un libro che mi aveva veramente intrattenuto, piacevolmente. È scorrevole ed è un libro. Quelli che io definisco i libri coccola, perché non è impegnativo, ma ti intrattiene trasportandoti in un mondo impermeato anche di magia in questo caso. Si parla di libri, si parla di libreria, si parla, se non mi ricordo male, di una donna che si riscatta grazie a un avvenimento improvviso nella sua vita, perché se non mi ricordo male lei va a occuparsi di questa libreria. Leggiamo dietro che facciamo prima, invece che affidarci ai miei ricordi vaghi. Jasmine, trentenne in carriera col cuore spezzato, accetta l'invito, sì, della zia, ecco, mi ricordavo bene, e si trasferisce per un mese a Shelter Island, al largo di Seattle, per occuparsi di una piccola libreria. Quindi già l'ambientazione, per noi amanti dei libri, comunque è un'ambientazione che ci coccola. E qui riscopre il gusto della lettura e poco per volta si accorge di uno strano fenomeno. I libri del negozio sembrano stregati, sanno chiamare i clienti per aiutarli a realizzare i loro desideri. C'è chi ritrova il sorriso, chi il coraggio di fare un passo rischioso. E quindi non vado avanti a leggere, comunque la storia l'avete capita, è una storia di rinascita, è una storia, che grazie ai libri, aiuta la protagonista e altri personaggi che incontriamo in questo libro a riaversi da situazioni, che li hanno catapultati in un momento della loro vita buio. E mi era piaciuto molto, è una lettura veramente molto piacevole, molto carina. Ma non diventiamo troppo coccolosi perché sennò non mi riconoscete più, quindi parliamo di un bel libro tosto e disagiato. Perché le cose troppo coccolose ci piacciono tanto, ma torniamo nel nostro amatissimo disagio. Un libro di cui ho sentito parlare pochissimo e non ne capisco perché, non ne capisco perché è stupendo, un esordio col botto. Tra l'altro lo dice anche Stephen King e qui confermo le parole di Stephen King che a volte, secondo me, scrive: "Ah, questo è un libro stupendo, un capolavoro", perché magari o l'autore e l'autrice sono amici e quindi li vuole aiutare o così, per questi, perché a causa di Stephen King ho comprato e letto delle ciofeche, tipo La ragazza del treno, mamma mia, quanto è brutto quel libro. Scusatemi se vi è piaciuto, ma per me quel libro è veramente insulso e Stephen King ha capolavoro, questo invece è proprio un capolavoro e lo dice anche il nostro amato zio Stevie, mio assoluto amore di Gabriel Tallent. Non è un libro per tutti perché questo è un libro davvero molto tosto e crudo, ma se vi sentite di affrontarlo, a parte copertina stupenda, approfittate di questi sconti, compratelo e leggetelo perché è veramente un gran bel libro. A parte la scrittura, lo stile di scrittura che mi ha catturata perché è uno stile tagliente, che a me è piaciuto tantissimo perché è uno stile tagliente che si sposa perfettamente con la trama, con la storia che vuole raccontare. E si parla principalmente, per banalizzare, del rapporto tra un padre e una figlia. Cosa c'è però di particolare e soprattutto di disturbante? Il padre non è un padre come tutti e quindi la figlia cresce in una maniera alquanto particolare. Abitano isolati dal resto della popolazione della cittadina, in una casa isolata. E quindi non hanno tanti contatti sociali, il padre è dedito all'alcol, alla caccia, è una persona che quando parla infarcisce le sue frasi di parolacce,
ma adora sua figlia, la adora tantissimo e cerca di crescerla e proteggerla dal mondo a modo suo, un modo un po' deviato. La bambina, crescendo solo con il padre, cresce anche lei nell'adorazione di questa unica figura di riferimento che ha. Una bambina che ha dei problemi a interagire con altri suoi coetanei quando va a scuola, lei non parla con nessuno, si chiude nel suo mutismo, quindi una bambina con delle grosse problematiche, che però non, fino a un certo punto della sua vita non riesce a capire che c'è qualcosa che non va perché appunto si è sempre interfacciata e relazionata solo con suo padre e quindi pensa che quella sia la normalità. Arrivata a un certo punto, alla soglia dell'adolescenza, comincia a intuire che c'è qualcosa che non va nel rapporto con suo padre e quindi poi c'è tutto dalla metà in poi del libro più o meno. C'è un ribaltamento dei ruoli, un ribaltamento della storia, una fuga e non vi dico altro. È molto tosto perché non va per il sottile Gabriel Tallent quando ci deve descrivere la vita di questa ragazzina con questo adulto che ovviamente ha dei grossi problemi. Ma nel suo essere crudo, nel suo essere potente, è un libro molto molto bello. Poi un libro surreale, un libro veramente fuori di testa, a cui io sono arrivata grazie al film, perché prima ho visto il film e poi ho voluto recuperare assolutamente il libro, e sto parlando di Correndo con le forbici in mano di Augustin Burroughs, lui. Io avevo visto il film di Ryan Murphy, tratto da questo libro, e io non mi intendo di registi di film assolutamente, però Ryan Murphy è molto nelle mie corde, mi piace molto, vero Lia? Vero Lia? Perché mi piace molto Ryan Murphy. E quando ho visto questo film così strampalato e ho scoperto che era stato tratto da un libro, ho voluto recuperare il libro, tra l'altro copertina fantastica. E voglio leggervi quello che c'è scritto nella quarta di copertina perché penso che delinei molto bene le atmosfere che troverete dentro questo libro. Poi magari lo conoscete già tutti perché anche il film, sia il libro che il film, sono un po' datati. Ma se non lo conoscete o se avete visto solo il film, approfittate degli sconti e recuperatelo perché questo libro è veramente fantastico. È qualcosa di proprio pazzoide. Correre con le forbici in mano è un pericolo. Lo tengo così perché ovviamente dietro è scritto così. È un pericoloso esercizio di acrobazia. La corsa di Augustine inizia a 9 anni, quando la madre, una poetessa psicotica, lo parcheggia nella casa tutta rosa del proprio psichiatra, il dottor Finch. E non rallenta più per tutta l'adolescenza, perché in quella casa cresce senza regole, insieme ai figli biologici e adottivi del dottore, tra liti furiose e i pazienti variamente disturbati che vi si aggirano. Proprio da uno di loro, un omosessuale 34enne che pensa di aver trovato così la cura alla propria depressione, Augustine viene iniziato al sesso, mentre la signora Finch passa il tempo appollaiata davanti alla televisione a sgranocchiare crocchette per cani. Fa ridere, ma è un riso amaro perché ovviamente, come vedete, si trattano comunque argomenti pesanti, come questo omosessuale che inizia Augustine al sesso, questi personaggi strambi con ovviamente problemi mentali che frequentano questa casa, questo ragazzino parcheggiato dalla madre così della serie T'ho fatto, ma non ti voglio, quindi ciao. Quindi ovviamente sono temi molto pesanti, molto potenti, ma trattati in questa maniera surreale. Ma chi ha tempo di badare a queste cose in una famiglia dove l'albero di Natale soggiorna in salotto insieme alla carcassa del tacchino del giorno del ringraziamento per almeno 6 mesi? Capelli sempre laccati, giacche blu nevi e il sogno di diventare una star, Augustine vive una vita che sembra la sceneggiatura di una sitcom grottesca. Ecco il termine che non mi veniva prima, grottesco. E poi è carina anche
la descrizione dell'autore, Augustine Burroughs discende in linea diretta da Re Giacomo II di Scozia. Prima di diventare scrittore è stato copywriter, cameriere, dog sitter e commesso in una pasticceria. Il suo vero nome è Christopher Robinson. Lo ha cambiato a 18 anni con uno che fosse più da scrittore. È un libro molto particolare, un po' fuori dalle righe, diciamo così. Poi passiamo a questo. Ve l'avevo già fatto vedere, è un libro molto famoso, quindi lo passiamo così velocemente. Kill Creek, ne ho sentito tanto parlare quando è uscito, perché poi era uscito intorno ad Halloween nel mese di ottobre, quindi aveva accalappiato la curiosità di tanti che amano fare lettura a tema durante il mese di Halloween, dedicato ad Halloween. Poi è scomparso, non l'ho mai più visto nominare da nessuno. Un libro horror, ma più che horror, io lo chiamerei di suspense, un libro dalle atmosfere gotiche, non è propriamente horror, almeno io non l'ho percepito come un libro propriamente horror, ma mi è piaciuto tantissimo. Le atmosfere sono proprio quelle del classico libro che con una casa infestata, che quindi ti vuol tenere con quella tensione continua. Ti dà quegli input da c'è veramente o non c'è, lo stai immaginando o davvero c'è qualche presenza, c'è qualcosa che non va. Ci sono dei protagonisti che sono scrittori, quindi anche questo è un particolare che di solito a noi lettori piace molto. Una casa infestata, un mistero, atmosfere cupe, gotiche. A me era piaciuto veramente tanto. Quindi se volete leggere qualcosa di horror, diciamo così, anche se secondo me, non lo so, non so perché, ma non mi ha dato la sensazione di essere un libro propriamente horror, però comunque con queste atmosfere io ve lo straconsiglio perché si legge in un soffio. Tra l'altro è scritto anche, oltre a essere scorrevole, è scritto proprio anche con un bel carattere grande. Qua cadono scontrini, scontrini ormai cancellati dal tempo che sono qui dentro, e a me era piaciuto, io ve lo consiglio perché a me era piaciuto molto. Poi andiamo un po' sullo scontato, non in senso di soldi, ma scontato perché è un'autrice conosciutissima, Donna Tartt. Non sapevo se consigliarvelo o no, a parte che vabbè, straconosciuta, non è che arrivo io a consigliarvela, la conoscete tutti quanti. Ma non sapevo se consigliarvelo o no, perché io non ho ancora capito se Donna Tartt mi piace oppure no. Lo scopriremo solo vivendo. Io mi sono approcciata a questa autrice non sapendo assolutamente nulla di lei nel 2013 quando è uscito il Cardellino, infatti vedete che ce l'ho in versione cartonata perché andai in libreria e rimasi colpita da questo tomone con questa copertina che trovo meravigliosa. Leggendo la quarta di copertina, la trama mi aveva incuriosito. Portato a casa e letto. Mi era piaciuto, con riserva, nel senso che la storia, che conoscerete tutti comunque, di questo ragazzino che è al museo, non mi ricordo quale museo di New York, Metropolitan, sto inventando, direi Metropolitan Museum di New York, vabbè, con sua madre. Vengono travolti da un attentato che fa crollare parte di questo museo perché scoppia una bomba. Il bambino sopravvive, la madre no. Non è uno spoiler perché succede nelle primissime pagine. E quindi è la storia di questo ragazzino che solo al mondo, perché aveva solo sua madre, non ha parenti, quindi verrà affidato a una famiglia, deve crescere con questo lutto, questo grandissimo dolore di aver perso la madre in maniera tra l'altro così improvvisa, crescere in una famiglia dove lui non si trova particolarmente bene e quindi poi ci saranno altre cose che succederanno nella sua vita da adulto, vari misteri, varie avventure. È un libro che mi era piaciuto, ma dicevo sempre, molto bello, ma sarebbe stato perfetto con 300 pagine in meno. Perché mi sembrava che in alcuni punti l'autrice allungasse un po' il brodo,
per autocompiacersi del guarda come so scrivere bene. La sensazione era quella. Ma visto che comunque fondamentalmente era un libro che mi era piaciuto, mi sono poi approcciata al suo primo romanzo, ovvero Dio di Illusioni, scritto nel 92 o 93, non mi ricordo, perché volevo appunto capire se era totalmente nelle mie corde o no. Quindi ho letto anche quel libro e lì la sensazione del allungo il brodo, ma non tanto per allungarlo, ma perché proprio sono una di quelle autrici che si compiace tantissimo del proprio modo di scrivere, di quello che scrivo, di come lo scrivo, mi faccio da sola così sulle spalle per dirmi guarda come sei brava, lì la sensazione è stata ancora più forte. La trama di Dio, di Illusioni, è una trama che mi ha catturato, mi è piaciuto un sacco, le atmosfere descritte in quel libro sono delle atmosfere straordinarie. Anche i personaggi sono descritti molto bene, soprattutto il professore di latino o greco, adesso non mi ricordo più perché l'ho letto anni fa, e mi aveva colpito e veramente me li gustavo quando venivano descritti nei loro modi di fare, nelle loro vite, ma poi, quagliando, il succo della storia, non mi aveva catturato più di tanto e in parecchi passaggi di quel libro mi ero ritrovata a dire: sì, va bene, sei brava, sai scrivere bene, ok, però vai avanti, dimmi qualcosa, fai succedere qualcosa, capisco che vuoi esprimere de dei concetti, capisco che vuoi farmi entrare nella mente di questi personaggi e nelle loro pippe mentali, però vai avanti. Quindi. Ma non è un libro che non mi è piaciuto, però Dio come illusioni, mi ha sempre lasciato così, con quel qualcosa qui della serie. So che ha il potenziale per piacermi, ma c'è qualcosa che mi blocca dal dire che bel libro. Mi sono ripromessa di, visto che comunque questa autrice ha scritto in tutto 3 libri nella sua vita, di recuperare Il piccolo amico, dovrebbe intitolarsi, che è il suo secondo romanzo. Sono anni che voglio recuperarlo perché voglio leggerlo, sono incuriosita, ma non ho quella curiosità così forte da dire, è un'autrice che sono sicura che, che la leggo e mi piace e mi divoro il suo libro e quindi sono sempre un po' restia a recuperare quel libro. Prima o poi però lo farò perché così almeno concludo le cose scritte da Donna Tartt, anche se stavo ragionando stamattina mentre facevo mente locale. Mi è venuto il dubbio, ho detto magari quest'anno uscirà un nuovo romanzo di Donna Tartt. Perché dico questo? Non so se è leggenda o verità, ma si dice che Donna Tartt, quando ha iniziato a scrivere, a pubblicare libri, abbia dichiarato che lei, pubblicherà un libro ogni 10 anni. E in effetti fino ad oggi è stato così. Il suo primo libro, Dio di Illusioni, l'ha pubblicato nel 92-93. Il secondo, Il piccolo amico, l'ha pubblicato nel 2002 o 2003, adesso non mi ricordo, e Il cardellino è uscito nel 2000, in Italia, poi forse è uscito nel 2012, però in Italia è arrivato nel 2013. Siamo nel 2023, sono passati 10 anni. Chi lo sa, magari questo è l'anno in cui arriverà il quarto libro di Donna Tartt, così da spingermi, potrei in effetti approfittare di questi sconti, a spingermi a comprare Il piccolo amico e leggerlo e poi capire se recuperare eventualmente il suo quarto libro, sempre se uscirà, perché qua sono tutte mie elucubrazioni mentali, magari non è vero, ha smesso di scrivere, non gliene frega niente, o lo pubblicherà nel 2025 perché non è vero che rispetta questa cosa dei 10 anni. Però in effetti se si guardano le pubblicazioni precedenti, lei ha pubblicato un libro ogni 10 anni. Poi, quagliamo, che ho ancora un po' di... No, vabbè, sono un po' di libri, ma 5 libri sono un'autrice unica, quindi in verità, dai, sono anche stata abbastanza brava, rimango nell'ora solita. Libro che non ha bisogno di presentazioni, La memoria rende liberi, di Liliana Segre, scritto insieme ad Enrico Mentana, un libro dove Liliana Segre ripercorre la sua vita, come dice il sottotitolo, La vita interrotta di una bambina nella Shoah. Io penso che questi libri, come vi ho detto prima, siano necessari e vadano sempre letti, perché non è vero che letta una storia lette tutte, perché sì, il destino purtroppo di tante
tante persone, di troppe persone in quegli anni, degli ebrei, ma non solo, degli zingari, degli omosessuali, che hanno vissuto la prigionia, i campi di concentramento. Da un certo punto di vista si può dire che la storia purtroppo è sempre quella, ma non è vero. Visto dall'alto, se vogliamo generalizzare, sì, letti uno, letti tutti, ma a parte che, come dicevo prima, penso che ci sia sempre bisogno di rimmergersi in queste storie dolorose per non dimenticare. Pandoro lascia stare la borsa della frutta, grazie. E poi penso che ogni storia possa dare un contributo in più e un punto di vista diverso. A me è piaciuto tantissimo questo libro, per come racconta Liliana la sua storia e per come interpreta certi aspetti di quello che è successo in maniera, passatemi il termine, originale, a differenza di altre testimonianze che ho letto negli anni. Ci sono delle riflessioni che io non avevo mai trovato in libri che trattano gli stessi temi, in libri che ripercorrono la vita di persone che hanno subito la stessa sorte, la stessa vita di Liliana. Quindi, se non l'avete letto, si legge in un soffio perché è veramente, per quanto possa essere scorrevole leggere di queste vicende, però è raccontato non in maniera troppo pesante, e quindi si legge, si va avanti agevolmente e fa tanto riflettere, come bisognerebbe fare sempre e comunque. Poi passiamo sempre da qualcosa di molto pesante a qualcosa di un po' più leggero, in parte perché il primo libro di questa trilogia parla sempre di un capitolo della storia abbastanza pesante, ma va bene. Ve ne ho già parlato, vi ho preso stavolta il secondo, forse anche l'altra volta avevo in mano questo e non il primo. Vabbè, comunque, se non avete mai letto la trilogia del Cavaliere d'Inverno, questo è il secondo, quindi se non l'avete mai letto non partite da questo. Il primo è Il Cavaliere d'Inverno, ve lo consiglio, ve lo straconsiglio sempre perché è un libro che a me è piaciuto moltissimo, soprattutto nella sua prima parte, quando parla di Stalingrado, della guerra, Pandoro, non ti tuffare nella borsa della frutta. Pandoro. Volete un gatto? Ha 3 anni circa? Ok, bene. Fragole salve, perché non si è tuffato nella borsa della frutta. E dicevo, la prima parte per me descrive le condizioni di Leningrado durante il periodo della guerra in una maniera magistrale, ti fa vivere proprio a livello sensoriale come vivevano gli abitanti della città sotto assedio, quindi senza riscaldamento. Mi ricordo la scena di questo palazzone con le scale ghiacciate e quindi la difficoltà di dover scendere o salire per arrivare al proprio appartamento. Questo, come tante altre scene che mi sono rimaste impresse, e la storia di Tatiana, della sua famiglia e dell'incontro con Alexander, appunto. Uno può leggere anche solo il primo, è una trilogia, ma secondo me, se uno non ha voglia di andare avanti o non è avvezzo a leggere trilogie o saghe perché preferisce libri autoconclusivi, secondo me si può leggere tranquillamente Il Cavaliere d'Inverno, si arriva all'ultima pagina che comunque quella storia è conclusa. Se poi uno è incuriosito, può andare avanti leggendo Tatiana Alexander, che a me è piaciuto molto, e poi c'è il terzo che devo ancora leggere, ormai lo sapete perché tutte le volte che ve lo nomino ve lo dico, che è Il Giardino d'Estate. Approfittate degli sconti degli sconti Burr Rizzoli per recuperarlo se vi incuriosisce. Poi, thrillerone, anche di questo non ne ho quasi mai sentito parlare, ma a me era piaciuto un sacco. È un mattonazzo così, ma io mi ricordo che l'ho letto nel giro, non vorrei dire una cavolata perché l'ho letto anni fa, ma secondo me nel giro di 3-4 giorni me lo sono sparata. 3-4 giorni, contando che all'epoca lavoravo, quindi non è che stavo tutto il giorno in casa a leggere, ma appena arrivavo a casa, appena avevo 2 minuti, andavo avanti perché mi stava prendendo tantissimo. E sto parlando di Pilgrim di Terry e Hai, Hai, Sai, Sai, su, 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 di Terry, del mio amico Terry. Tra l'altro, guardate che carino qua, con tutti questi documenti. E è un thriller, quindi più di tanto non vi dico. È la storia di questo
ex agente segreto che a un certo punto decide di non voler più essere un agente segreto, quindi cambia nome, diventa scrittore, scrive un libro. Tramite questo libro un detective risale alla vera identità e scopre appunto chi era prima di essere scrittore, quindi la sua identità da ex agente segreto. I due si conoscono, il detective si mette in contatto con, come cavolo si chiama, perché continuare a chiamarlo agente segreto. Come ti chiami? Non me lo dice come si chiama. Vabbè, cominciano a collaborare i due e c'è tutta una storia dietro di crimini internazionali, indagini, una storia veramente molto ben scritta, tra l'altro almeno in questa edizione, scritta anche bella grossa. Con dei caratteri belli grossi, quindi si legge agevolmente, intrigante, scorrevole e mi aveva tenuta attaccata alle pagine. Vi ho detto, mi ricordo che l'avevo divorato perché non riuscivo a staccarmi. Mi era piaciuto tantissimo. Quindi, se avete voglia di un bel thrillerone che vi tiene lì per un po', perché è un bel mattonazzo, ma pagina dopo pagina rimane interessante, intrigante, vi tiene incollate alle pagine, recuperate Pilgrim. Poi, questo in verità non l'ho letto. È nei libri letti perché l'aveva letto mio marito, mio ex marito, e quindi è rimasto lì, ma io devo ancora leggerlo, quindi adesso forse cambierò posto a questo libro perché mi interessa, ma di suo ho letto altro, quindi posso già dirvi che secondo me il suo modo di scrivere è molto interessante. Sto parlando della famosissima giornalista Lili Gruber, in questo caso Chador. Non lo so come si pronunci, e vabbè, si capisce nel cuore diviso dell'Iran, si capisce ovviamente di cosa tratta il libro, e anche qui argomento secondo me molto interessante e importante per capire sempre tutto quello che ci circonda e quello che succede intorno a noi, e non in questo libro specifico, ma mi ricordo che la scrittura di Lili Gruber mi era piaciuta molto nel libro che avevo letto io, di cui assolutamente non ricordo il titolo, ho provato a recuperarlo, ma o mi ricordo un titolo diverso io perché non lo trovo, non me lo ricordo. Me l'aveva prestato mia madre. Mamma, che libro mi avevi prestato di Lille Gruber? Visto che mi guardi i miei video, perché me l'avevi prestato tu, poi te l'ho ridato e non mi ricordo più il titolo. E vabbè, qua anche se si capisce di cosa tratta, vi leggo un attimo la letta di copertina. Il Chador, come si dice? Perché a me viene del Chador, però secondo me non è Chador, è Chador, il Chador, vabbè. È il simbolo dell'Iran e della legge islamica che lo governa. Per alcune donne è garanzia di libertà e di protezione, per altre segno e strumento di oppressione. Sotto il grande velo che copre la società iraniana, passata nel 1979 dalle mani dello Shah a quelle di Khomeini e dei suoi ayatollah, si nasconde un paese diviso tra bellezza e tragedia, tra ricchezza e ingiustizia. Un paese radicato nella tradizione, ma profondamente attratto dalla modernità. Lili Gruber ha voluto sollevare quel velo per vedere da vicino, senza i pregiudizi delle opposte propagande, la realtà di questa grande nazione, culla dell'Islam sciita e della sua rivoluzione. Il suo è un viaggio nel presente della politica e attraverso i luoghi della storia. Pa, 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 pa. Quindi vabbè, avete capito di cosa tratta e da che punto di vista Lili Gruber ci parla. Di questo popolo. Passiamo a un'altra giornalista famosissima, qualche libro suo. Questi sono quelli letti, perché poi ho anche tutti quelli non letti, e tra l'altro, mentre prendevo giù dalla libreria questi libri, mi è venuta una voglia pazzesca di ricominciare a leggere questa giornalista, questa scrittrice. C'è stato un periodo in cui avevo fatto una full immersion e avevo letto questi libri uno dietro l'altro, poi non l'ho più letta per degli anni, adesso voglio recuperare e sto parlando della famosissima Oriana Fallaci. Recuperate quello che ha scritto Oriana Fallaci, approfittate di questi sconti se non avete mai affrontato nulla di suo. Io ero partita da questo libro che è stato contrassegnato dal mio gattone, quello che non c'è più purtroppo, il mio gattone nero che non c'è più, che aveva masticato la copertina, la sua autobiografia ovviamente incompleta perché
è morta prima di poterla finire, un cappello pieno di ciliegie. E ero rimasta estasiata, innamorata dal racconto della sua vita e da come lei racconta la sua vita, perché è la sua autobiografia, quindi raccontata dalle sue parole. Ero rimasta veramente colpita dal suo stile di scrittura e da tutto quello che racconta della sua vita. Tra l'altro mi è venuta una gran voglia di rileggerlo. Io che ho sempre detto no, le riletture no, perché portano via tempo a libri che non ho mai letto, però questi li ho letti veramente tanto tempo fa e ho una gran voglia di rileggerlo, vabbè. Quindi io ero partita da questo, però come dico sempre, secondo me non c'è un libro specifico, a parte quando si parla di determinati autori, quei pochi autori di cui bisogna rispettare un ordine cronologico nelle letture perché sono degli autori molto particolari, magari difficili, quindi meglio partire dalle prime opere per poi arrivare agli scritti successivi, ma a parte alcune eccezioni, in generale io dico sempre, se vi incuriosisce un autore o un'autrice, guardate più o meno quello che ha scritto, i titoli che vi incuriosiscono di più, leggete le trame e poi partite da quello che vi ispira di più, cioè secondo me non c'è un ordine preciso. Io spesso, come vi ho già detto, faccio così, parto dalle biografie o autobiografie perché mi piace scoprire chi c'è dietro alla penna che scrive e poi dopo, incuriosita, se comunque la biografia e l'autobiografia, soprattutto le autobiografie perché sono scritte appunto dallo stesso autore, ma anche le biografie mi fanno intuire un mondo particolare, che potrebbe rispecchiarsi poi nei testi di questi autori, dopo vado avanti e procedo con la scoperta. Quindi io ero partita da qui e poi avevo recuperato Penelope alla guerra, che è un romanzo, perché gli altri invece non sono romanzi, è un romanzo scritto da, tra l'altro, un romanzo, lo sfoglio, un romanzo scritto al contrario, no. La copertina che è messa al contrario, un romanzo di Oriana Fallaci che parla di questa donna che si trasferisce in America perché vuole fare la regista. Giovanna detta Jo, no, la sceneggiatrice, autrice di sceneggiature, e arriva a New York alla fine degli anni 50. Qui rincontrerà un uomo che aveva già conosciuto in Italia durante la guerra. E quindi c'è la storia, la vicenda di questa Jo in America negli anni 50 e l'intreccio con la vita di questo uomo che si chiama Richard, del loro rapporto e di tutto quello che ne conseguirà. Conseguirà, 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 conseguirà. Quando imparerò a parlare in italiano. Sarà un giorno magnifico per tutti noi. Poi, altro libro, sono stanca. Altro libro di Oriana Fallaci che ho letto in quel periodo in cui mi ero completamente immersa nella lettura di tutto quello che riuscivo a recuperare di suo, Quel giorno sulla luna, il racconto, l'esperienza della Fallaci in un periodo che ha passato alla NASA. Non mi ricordo quando, anni 70, non lo so. E comunque qui ci racconta la sua esperienza, quindi varie interviste con gli astronauti, con i medici che facevano parte ce la faccio mica, oggi le mie occhiaie parlano per me, non ho dormito neanche stanotte. Vabbè, con i medici che facevano parte, mi viene da dire dell'equipaggio, ma non è l'equipaggio, con i medici della NASA, perché mi devo complicare la vita, con i medici, stai calmo Pandoro, so che non so parlare l'italiano, però è anche colpa tua se non dormo la notte, quindi stai calmo, con i medici, gli scienziati. Tutto quello che comporta la preparazione per un viaggio spaziale, tutto quello che ruota intorno alla NASA, e quindi questo è il suo racconto di quei giorni passati in compagnia di astronauti. Poi La rabbia e l'orgoglio, che è un libro che lei ha scritto
scritto, se non mi ricordo male, dopo molti anni in cui non scriveva. Ci sono le quarte di copertina proprio per ricordarsi, carissima Alice, sai? Sì, dopo 10 anni aveva scritto Inshallah, poi per 10 anni non aveva più pubblicato nulla. E si era ritirata nella sua casa newyorkese perché malata di cancro, quindi si era ritirata dalle scene per appunto curarsi, combattere il cancro e per scrivere, per continuare la scrittura di dov'è un cappello pieno di ciliegie, la sua autobiografia purtroppo pubblicata postuma e non e incompiuta. Ma aveva era uscita da questo silenzio per pubblicare questo libro, direi dopo l'attentato dell'11 settembre, perché è uscito nel 2001, a fine settembre del 2001, un articolo da cui poi è stato tratto questo libro, dove lei parla della questione del terrorismo islamico, quindi è la sua risposta, come dice qua, la risposta esplosiva, le polemiche feroci, imprescindibile per capire i nostri tempi e quelli a venire, questo libro dove lei parla affronta alle radici la questione del terrorismo islamico e gli antipatici. Una raccolta di interviste di vari personaggi della scena mondiale, tra attori, sportivi, magnati, di non so che cosa, poeti, premi Nobel, dive di fama planetaria, compositori, scrittrici, registi da Oscar, eccetera, eccetera, intervistati alla sua maniera, con il suo modo diretto e tagliente di porre domande e di arrivare dritta al punto. Ogni intervista è preceduta da una descrizione dell'autrice stessa di Oriana, del personaggio che poi è andata a intervistare. È una raccolta molto molto, molto simpatica, diciamo così, da leggere. Bene, l'ultimo libro, perché non ho più saliva in bocca e sto straparlando perché parlo da più di un'ora e non so più cosa sto dicendo. È il secondo, perché cioè, non ho trovato alcuni libri, ma ho ritrovato, per chi mi segue da un po' e ha visto i miei video precedenti, ho ritrovato Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, che era dove non doveva essere. Non lo so, ogni tanto presa dalla stanchezza butto i libri così. C'è un ordine nella mia libreria, ma non sempre lo rispetto. Comunque, altro libro che vi straconsiglio, se avete letto Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, un libro che io ho letto nella mia adolescenza, che mi ha devastata, mi ha distrutta, perché è un libro veramente pesante, libro scritto alla fine degli anni 70, che descrive la Berlino di quegli anni, devastata dalla droga, dall'eroina, e nello specifico segue le vicende di Christian F., appunto, questa ragazzina risucchiata nel vortice della droga, della prostituzione. Quindi è un libro veramente, tra molte virgolette, passatemi il termine, bello nell'indagare questa parentesi, questo momento della vita berlinese, ma non solo, perché l'eroina non la faceva da padrone solo a Berlino in quegli anni, e gettare luce nello specifico sulla vita di questa ragazzina per indagare quella che era la condizione di tantissimi ragazzini molto giovani, tra l'altro, che è una cosa che fa ancora più male e rende il racconto ancora più crudo e crudele di quegli anni. Questo è, se vogliamo definirlo così, perché è una autobiografia, direi, non biografia, sì, è l'autobiografia, è il seguito della vita di Christian F. Quindi, se avete conosciuto e vi siete affezionati in un qualche modo a quella ragazzina che ha vissuto i primi anni della sua adolescenza, ma neanche, perché aveva ancora un piede in quella che
viene considerata infanzia perché era veramente piccolissima quando ha conosciuto la droga, il mondo della droga e della prostituzione. E volete sapere com'è andata avanti la sua vita? Questo è il seguito che ci racconta la vita di Christian F., dice la ragazza dello zoo di Berlino 30 anni dopo. Ci sono anche delle fotografie di lei da giovane. Fotografie che parlano da sole. E ci parla della sua vita. Questa è lei. All'epoca dice oggi, ma oggi quando è stato pubblicato il libro, perché è di qualche anno fa, del 2014, e ci parla di quello che è successo nella sua vita dopo appunto la prostituzione, la droga, ma soprattutto dopo la pubblicazione di Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, quindi cosa è successo a quella ragazzina quando in un qualche modo è diventata famosa perché anche se il suo nome non è mai, no, non mi ricordo, però direi che anche nel libro non è mai stato rivelato perché veniva sempre chiamato appunto Christian F. senza mai rivelare il suo cognome, ma comunque il libro ha avuto un successo enorme quando fu pubblicato e anche negli anni a seguire, e quindi cosa ha comportato anche la pubblicazione di quel libro e il fatto che la sua storia sia diventata pubblica. A me è piaciuto, ovvio, non ha avuto lo stesso impatto e la stessa potenza di Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, ma perché è un libro completamente diverso. Quello è un libro denuncia che ci butta a piedi pari nel disagio della droga, della prostituzione e di un'infanzia e di un'adolescenza che vengono totalmente cancellate. E questo è il riscatto di una ragazzina appunto che ha vissuto quello che ha vissuto e di come è andata avanti la sua vita. Bene, io e Christian F. vi salutiamo. Che fatica. Che fatica no, perché è sempre bello parlare di libri e approfitto sempre di qualsiasi vostro suggerimento, scusate, ho fatto ballare un attimo, di qualsiasi vostro suggerimento per potervi parlare di titoli che ho letto anche tanti anni fa e che quindi non avrei altro modo di farvi vedere, però sono sempre più devastata, io ho bisogno di dormire, chissà. Chissà se un giorno ricomincerò a dormire e parlerò in maniera più sensata in generale, ma soprattutto di libri. Comunque, bene, ringrazio ancora e non mi ricordo più come ti chiami, cioè come ti chiami, il tuo nickname, l'ho segnato qua, Furia2. Per avermi dato questo spunto per fare questi video. Io di solito i video sugli sconti, ve l'ho già detto, non ci penso mai a farli perché so che li fanno in tanti, ho sempre paura di annoiare, di non portare nulla di nuovo, nessun nuovo titolo particolare. Però quando poi qualcuno me lo chiede li faccio volentieri perché appunto basta parlare di libri. L'importante è parlare di libri. Poi il motivo per cui si inizia a parlare di libri non è importante, ma è importante parlare di libri. Va bene, la smetto di sproloquiare, non so più cosa sto dicendo, sto parlando a vanvera. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi la vostra nei commenti, se li avete letti, se non li avete letti, se qualche titolo vi ha incuriosito, cosa comprerete, se comprerete qualcosa con questi sconti. Ci sono altri sconti in questo periodo di altre case editrici, ma io penso di fermarmi qua con questa tipologia di video per il momento. Poi non so, nei prossimi mesi se verranno fuori altri sconti di altre case editrici, se mi verrà lo sgribizzo, se qualcuno di voi me lo chiederà, magari farò altri video simili. Ma per il momento mi fermo qua perché so che a febbraio ci sono altre case editrici che fanno sconti, ma basta. E il mio contributo finisce qua. E basta, e noi ci vediamo alla prossima, se sopravvivo alla mia insonnia, che poi non è insonnia, sono i gatti che non mi fanno dormire, vabbè. Ciao, alla prossima.